Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì noi stiamo qui per leggere la parola del Signore e in questa giornata noi vogliamo incominciare, abbiamo il privilegio di incominciare un altro libro della Sacra Scrittura. Abbiamo letto Genesi, abbiamo letto Esodo che abbiamo concluso ieri e noi in questa giornata vogliamo incominciare leggendo il libro di Levitico. Noi durante questa giornata noi leggeremo Levitico capitolo 1, capitolo 2 e capitolo 3, quindi tre capitoli della parola del Signore. Incominciamo dunque la lettura di un altro libro della parola di Dio. Noi ringraziamo il Signore per questo privilegio immenso che ci dà. Tutti i giorni da mezzogiorno in poi, ossia quando vuoi e quando puoi, dove vuoi, puoi leggere e ascoltare la lettura della parola di Dio. Quindi leggiamo Levitico capitolo 1. Il Signore chiamò Mosè e gli parlò dalla tenda di convegno e gli disse: «Parla ai figli di Israele e di loro, quando qualcuno di voi vorrà portare un'offerta al Signore, offrirete bestiame grosso o minuto. Se la tua offerta è un olocausto di bestiame grosso, offrirà un maschio senza difetto. Lo offrirà all'ingresso della tenda di convegno per ottenere il favore del Signore. Poserà la mano sulla testa dell'olocausto e il Signore lo accetterà come espiazione. Poi sgozzerà il vitello davanti al Signore e i sacerdoti, figli di Aarone, offriranno il sangue e lo spargeranno sull'altare da ogni lato all'ingresso della tenda di convegno. Poi scuoierà l'olocausto e lo taglierà a pezzi. I figli del sacerdote Aarone metteranno del fuoco sull'altare e disporranno della legna sul fuoco. Poi i sacerdoti, figli di Aarone, disporranno quei pezzi, la testa e il grasso sulla legna messa sul fuoco che è sull'altare. Ma laverà con l'acqua l'interiora, le zampe, e il sacerdote farà fumare ogni cosa sull'altare come olocausto, sacrificio di profumo soave consumato dal fuoco per il Signore. Se la tua offerta è un olocausto di bestiame minuto, pecore o capre, offrirà un maschio senza difetto, lo sgozzerà dal lato settentrionale dell'altare davanti al Signore e i sacerdoti, figli di Aarone, spargeranno il sangue sull'altare da ogni lato. Poi lo taglierà a pezzi e insieme con la testa e il grasso il sacerdote li disporrà sulla legna messa sul fuoco sopra l'altare. Ma laverà con l'acqua l'interiora, le zampe. Poi il sacerdote offrirà ogni cosa e la brucerà sull'altare. Questo è un olocausto, un sacrificio di profumo soave consumato dal fuoco per il Signore. Se la tua offerta è un olocausto di uccelli, offrirà delle tortore o dei giovani piccioni. Il sacerdote offrirà in sacrificio l'uccello sull'altare, gli staccherà la testa, la brucerà sull'altare e il sangue sarà fatto collare sopra uno dei lati dell'altare. Poi gli si toglierà di gozzo con quel che contiene e lo getterà sul lato orientale dell'altare, nel luogo delle ceneri. Spaccherà quindi l'uccello per le ali, senza però dividerlo in due. E il sacerdote lo brucerà sull'altare, sulla legna messa sopra il fuoco. Questo è un olocausto, un sacrificio di profumo soave consumato dal fuoco per il Signore. Levitico capitolo 2. Quando qualcuno offrirà al Signore un'oblazione, la sua offerta sarà di fior di farina su cui verserà dell'olio e vi aggiungerà dell'incenso. La porterà ai sacerdoti figli di Aarone e il sacerdote prenderà una manciata piena di fior di farina spruzzato d'olio con tutto l'incenso e farà bruciare ogni cosa sull'altare come ricordo. Questo è un sacrificio di profumo soave consumato dal fuoco per il Signore. Ciò che rimarrà dell'oblazione sarà per Aarone e per i suoi figli. È cosa santissima tra i sacrifici consumati dal fuoco per il Signore. Quando offrirai come oblazione una cosa cotta nel forno, offrirai focacce azime di fior di farina impastata con olio o galette azime unte d'olio.
Se la tua oblazione è cotta sulla piastra, sarà di fior di farina impastata con olio azima. La dividerai in porzioni e vi verserai sopra dell'olio. È un'oblazione. Se la tua oblazione è cotta in padella, sarà fatta di fior di farina con olio. Porterai al Signore l'oblazione fatta di queste cose, sarà presentata al sacerdote che la porterà sull'altare. Il sacerdote preleverà dall'oblazione la parte che deve essere offerta come ricordo e la farà fumare sull'altare. È un sacrificio di profumo soave, consumato dal fuoco per il Signore. Ciò che rimarrà dell'oblazione sarà per Aarone e per i suoi figli. È cosa santissima tra i sacrifici consumati dal fuoco per il Signore. Qualunque oblazione offrirete al Signore sarà senza lievito. Non farete bruciare nulla che contenga lievito o miele come sacrificio consumato dal fuoco per il Signore. Potrete offrirne al Signore come oblazione di primizie, ma queste offerte non saranno poste sull'altare come offerte di profumo soave. Condirai con sale ogni oblazione e non lascerai che la tua oblazione priva di sale, segno del patto del tuo Dio. Su tutte le tue offerte metterai del sale. Se fai al Signore un'oblazione di primizie, offrirai come primizie delle spighe tostate al fuoco e chicchi di grano nuovo tritati. Vi metterai sopra dell'olio e vi aggiungerai dell'incenso, è un'oblazione. Il sacerdote farà fumare come ricordo una parte del grano tritato e dell'olio con tutto l'incenso, è un sacrificio consumato dal fuoco per il Signore. Levitico capitolo 3. Quando uno offrirà un sacrificio di riconoscenza, se offre bestiame grosso, un maschio o una femmina, lo offrirà senza difetto davanti al Signore. Poserà la mano sulla testa dell'offerta, la sgozzerà all'ingresso della tenda di convegno e i sacerdoti, figli di Aarone, spargeranno il sangue sull'altare da ogni lato. Di questo sacrificio di riconoscenza offrirà come sacrificio consumato dal fuoco per il Signore il grasso che copre l'interiore e tutto il grasso che vi aderisce. I due rugnoni, il grasso che c'è sopra e che copre i fianchi, la rete del fegato che staccherà vicino ai rugnoni. I figli di Aarone faranno bruciare tutto questo sull'altare sopra l'olocausto che è sulla legna messa sul fuoco. Questo è un sacrificio di profumo soave consumato dal fuoco per il Signore. Se l'offerta che egli fa come sacrificio di riconoscenza al Signore è di bestiame minuto, un maschio o una femmina, lo offrirà senza difetto. Se la presenta come un'offerta un agnello, lo offrirà davanti al Signore. Poserà la mano sulla testa della sua offerta, la sgozzerà all'ingresso della tenda di convegno e i figli di Aarone ne spargeranno il sangue sull'altare da ogni lato. Di questo sacrificio di riconoscenza offrirà come sacrificio consumato dal fuoco per il Signore. Il grasso, tutta la sua coda che egli staccherà presso l'estremità della spina dorsale, il grasso che copre l'interiore, tutto il grasso che vi aderisce. I due rognoni, il grasso che vi è sopra, che copre i fianchi, e la rete del fegato che staccherà vicino ai rognoni. Il sacerdote farà bruciare tutto questo sull'altare. È un cibo consumato dal fuoco per il Signore. Se la tua offerta è una capra, la offrirà davanti al Signore. Poserà la mano sulla testa della vittima, la sgozzerà all'ingresso della tenda di convegno e i figli di Aarone ne spargeranno il sangue sull'altare da ogni lato. Della vittima offrirà come sacrificio consumato dal fuoco per il Signore il grasso che copre l'interiore, tutto il grasso che vi aderisce, i due rognoni, il grasso che c'è sopra e che copre i fianchi e la rete del fegato che si staccherà vicino ai rognoni. Il sacerdote farà bruciare tutto questo sull'altare, è un cibo di profumo soave, consumato dal fuoco. Tutto il grasso appartiene al Signore. Questa è una legge perenne per tutte le vostre generazioni. In tutti i luoghi dove abiterete non mangerete né grasso né sangue. Parola del Signore. Noi abbiamo letto questo martedì 9 di marzo,
noi abbiamo letto Levitico capitolo 1, capitolo 2, capitolo 3. Io ti invito domani per continuare a leggere la parola del Signore. Da lunedì al venerdì, da mezzogiorno, noi siamo qui per leggere la parola del Signore. Stiamo leggendo l'intera Bibbia, già abbiamo letto due libri, c'è la playlist, tu puoi riprendere i brani che non hai letto. Ascolta la parola di Dio. Lascia questa parola che è necessaria e sufficiente per trasformare la tua vita per mezzo dell'azione efficace dello Spirito Santo e dai la tua vita a Cristo Gesù. Se hai una richiesta di preghiera, non esitare a mandarmela. Io sono Nicodemo Fabiano e tutti i giorni alle 7 del mattino su questo canale youtube.com/nicodemof io sono qui per pregare al Signore. Noi preghiamo a Dio Padre nel nome di Gesù attraverso la potenza dello Spirito Santo. Che il Signore possa benedire la tua vita. Un forte abbraccio, un santo bacio nell'amore del nostro Signore Cristo Gesù. Metti un like e condividi.